Salve a tutti ragazzi e benvenuti da Sive in questo nuovo video di Nioh 2. Bene, continuiamo pure da dove eravamo rimasti. Oh, abbiamo un punto metamorfo. Cosa possiamo aumentare? Vediamo cosa fa qui. Attivazione, questa è buona, come cosa. Invece il consumo della barra forma yokai 10% quando subisci danni nella forma non è malo, quella lì. Visti la 20% della salute quando effettui una presa su un nemico mentre sei in forma yokai. La presa su un nemico, io mi ricordo anche come cazzo si faccia. Invece il consumo della barra della forma yokai 10% quando esegui attacchi in forma yokai. E questo è ottimo. Direi che ha vinto tutto. E siamo a posto. Poi vediamo qua se c'è qualcosa, ma finché non faccio quelle quest, non, vedete, non si attiva. Quindi aspetto. E andiamo avanti. Qui non c'è nessun altro, vero? Abbiamo girato tutto bene. Devo assolutamente fare un po' di questi, che sono bassi, ma basta che mi dia le tazze. A me mi interessa solo quello. Che mi dia le tazze. Beh, è già morto. Perfetto. Perfetto, una tazza. Non mi ha dato la tazza? Ma che bastardo. Accidenti. Da che dovevo darci da 1 a 3? Ce ne date 0. Questa è 38, forse una tata ce l'ha. Ok, gli ho dato un sacco di danni. Perfetto. Ok, andata. Ecco, ce l'ha dato due, dai, ce l'ha dato bene, dai. Ne faccio un altro due, così prendiamo un altro due tazze. Perché abbiamo chiesto due volte aiuto, anzi tre. Perfetto, le spalle. Le spalle di chi, ragazzo, Eccoci qua. Ah, l'ha fatta lui la presa. Io facevo più danno. Perfetto. Tre tazze qui. Si è andati bene. Dai, adesso facciamo un ultimo. Facciamo fretta, dai. Prendiamoci l'abilità. Poi tutti gli item che troviamo. Questo è da dire anche questo. Dai, che ormai sei scarno di. Hai recuperato in fretta, Perfetto, a volte lo faccio io, Ok. Una tazza. No, non c'è stato proprio un cazzo, vabbè, pazienza. Andiamo. Sperando che non sia troppo difficile. Ok, lui sì. Oh, cazzo. Perfetto, andiamo. Vieni qua che ti da dietro. Oh, quanto male ti ho fatto. Ah, quanto male mi hai fatto te. Porca miseria. Oh, rilassati, però. Cioè, tutte le merle che mi hai dato. Da dove vengono? Porca miseria. Altri sberloni esagerati. Ok. Dovevo cominciare a fare un set per il verso, Sto aspettando sta cavolo di pelle di trovarla, così almeno siamo a posto. Almeno qui non sembra esserci nessuno. No, cazzo, appena detto, Appena detto che non c'è nessuno, vai. Ok. È terribile, è terrificante. Ovviamente. Ah, è vivo quello ancora. Vai! Da dietro lo senti. Mamma mia, è veramente terrificante. Devo trovare un metodo per ammazzare in fretta. Se no, finiamo male. Ah, qui. Ah, sì, va. Vediamo un po'. Cosa prendiamo? Arco. Ok, devo capire dove sono, che mi sono già perso. Qui siamo venuti, vero? No, perché sento qualcosa. È di là. Tutto il simare, quindi. No, di nuovo lei. Devo andare da dietro. No! Se riesco a prendere da dietro mi faccio più male. Ed è qualcosa, ok. Mi sento rumori strani. Aspetta che anche. Ma le tutte te le hai. No. Ok. Cavoli. Che ce la facciamo. Vediamo un po'. Chi hai preso? Chi abbiamo preso? Oh, lui. Porca miseria. Non avevo visto sto coso. Vai. Perfetto. Porca va.
porca. Eccolo qui. Oddio. Sì, l'ho dato. Adesso vado, mi curo un attimo perché non si sa mai cosa c'è. Brutto. Eccolo qui. Vai. Vediamo di pesantezza. Oh. Eh sì, ecco, quando accendiamo tutto qui dentro così non hanno scampo. Oh, ah, è andato via. Grazie, è stato molto carino da parte sua ad abbandonarmi così nel bel mezzo del 40, dai, speriamo bene. Perfetto. Ah, speriamo bene. Oh cazzo, un'arena. Ah, mi sono sbagliato, meno male, dicevo che ecco, cazzo. Rilassati però, l'esil è uno subito. Dai, però sembra abbastanza moderata. Pensavo di provare. Me l'ha ucciso? No. Oh salve, no, aspetta un attimo, va. Porca di quella vacca, quanto cazzo è forte. Dobbiamo assolutamente, bisogna che off camera faccio una bella girata, perché non ce la facciamo così, devo potenziarmi in tutti i modi, farmi un set. Non è questo il punto, dov'è che adesso va a capire dove cazzo siamo. Vabbè, arrivo al punto, ci vediamo fra poco, se no siamo mezz'ora. Ok, ci siamo, ovviamente sono morto, ho perso tutti i cuori, perché tanto era ovvio che succedesse, sono fortissimi, porca miseria. Eccoci qua. No, facciamo quello che posso. Ok. Perfetto, vediamo di fare quello che possiamo. Sperando che non ci abbandoni questo coso. Miseria. Ok, vai. Attacchiamo compulsivamente. Perfetto. Quando è così stordito possiamo attaccare. Perché non ce la fa più, si vede già. Allora. Ok. Vai. Perfetto. No, no, c'è. Ma dai. Niente, ragazzi, non ce la posso fare, è troppo difficile. Non sono di livello adeguato, quindi per adesso esco. Mi faccio quel che posso in giro e ci vediamo dopo, quando ritorno più potente. Ed eccoci qua, ragazzi, ho fatto 2-3 livelli, ho potenziato un pochino l'equipaggiamento, ho fatto il fabbro, mi sono fatto il set nuovo dell'esploratore, come vedete, però non sono riuscito a riforgiare tutto perché ho finito tutti i soldi, completamente al verde sono ritornato. Ho messo quella che avevo detto come spada, che ho riforgiato, per fortuna bene o male, dai, mi è venuto qualcosa di buono, non buonissimo. Però pazienza, e almeno siamo circa 20 punti in più. Non è tanto, lo so, però ci provo. Ah, lo stesso. Vediamo cosa esce fuori. Perfetto. Scusate, ma tolgo tutte queste cose di mezzo. Ovviamente sono fortissimi questi cazzi di yokai. Ok. Perfetto. Vai! Andiamo alle spalle con la certa danno, non ci riesco. In due. Adesso va un po' meglio, Facciamo sicuramente più danni. Non tantissimi più, però. Quel pochino che basta per riuscire a sopravvivere. Per un po' almeno. Ok. Sì, bravo, fai così. Continua, mi piace. Bravissimo. Perfetto, ok. Speriamo di riuscire a. Questa qui è sempre il mio tallone d'Achille. Non riesco mai a capire i suoi movimenti, il suo fatto d'attacco, perché non riesco mai a capirlo. Ok. Vedete, va un po' meglio adesso.
Diamo le spalle. Facciamo tanto più danno alle spalle. Magari curiamoci che è meglio. Vai. Vai. Perfetto. Perfetto, vai, adesso è un pochino messo peggio. L'abbiamo fatta. Perfetto, mi ha lasciato più il cuore. Dai, prendilo però, eh. Tale mezz'ora. Perfetto. Andata. Grande. Vediamo che succede adesso. No, te muori perché è quello sui marroni. Ecco, sapevo io. Vediamo chi c'è. Chi è? Vediamo. Che sia il boss finale. Che cazzo devo fare? Devo... Qualcosa? Devo fare qualcosa? Non è spawnato? Si è buggato? Che culo? Che cazzo però... Che bug ci mettono? Tutto il resto... Doveva spawnare qualcuno! Il boss finale, ma non è spawnato. Porca miseria. L'ho visto il video per vedere un po' come facevano anche altri. Qui spawnava il boss finale, ma non è spawnato. A quanto pare è un testa di cazzo. Questo gioco è super mega pieno di bug e li prendo sempre tutti io. E niente ragazzi, ci vediamo fra poco perché devo rifare da capo. Non è bastato rifarlo così, devo rifare da capo. A dopo. Ok, ce l'ha fatta spawnare, meno male. Vediamo un pochino. Riusciamo a batterlo. Oh, non so perché non spawnasse. Io ho ammazzato un po' di questi redivivi e alla fine all'improvviso è venuto giù. Meno male, dai, sono contento. Oddio, se l'ho dato. Dai, ce l'abbiamo fatta. E abbiamo superato anche questa. Dai, meno male. Ci siamo riusciti. Vedete, potenziandoci un attimo, ce l'abbiamo fatta. Dobbiamo sempre, sempre, sempre potenziare il nostro equipaggiamento. O essere super mega bravi, e io non sono super mega bravo, quindi mi tocca potenziare qui l'equipaggiamento. Bene, la pelliccia di Enki, è una cosa buona. Nucleia d'anima, ne abbiamo presi due, non sono tanti, però dai, questo mi piace, lo vorrei usare uno di questi giorni, e questo è sempre lo stesso. Non è che abbiamo tante cose buone, però. Sono contento, le abbiamo fatte tutte. Possiamo passare alla nuova zona, perché abbiamo fatto tutto, quindi clicchiamo e vediamoci la cutscene. ここ美濃から南に下ったとこにゃ。織田家の国だ。当初は信長様。最近勢力を伸ばしている新鋭の若い大名らしい。しかしな、この信長様はうつけだって噂もある。まあ、どっちにしろ美濃より落ち延びてまいりました。商人の藤吉郎と申します。隣は仲間の秀の秀千代。この度は拝謁をお許しください。誠に強烈にございます。うぬは半妖か。よく顔を見せよ。 初めて見る光じゃ面白い。
お主ら二人、今日からこの信長の客となれ。お分かり、感謝いたします。おい。して父の最後はいかようであった。マムシらしゅう毒をまき散らし立派にいかれたのであろうな。Wow, una cutscene veramente bellissima. Allora, questa è la zona nuova e quindi vediamo cosa possiamo fare. Vediamo un po' cosa possiamo. Andiamo un attimo qui. La capanna, ovviamente, c'è una nuova illustrazione. Deve essere di qua. Oh, beh, c'è la storia. La cazzo che abbiamo appena visto. Allora, Fabio, ho fatto. Scusate, buonanotte. Ormai non ci sono più nel dojo, volevo dire. Ho fatto queste due qui, che se le rifaccio mi danno soltanto gli equipaggiamenti. Prima ha dato una ciocca interessante, sia di samurai che di. Sia di ninjutsu che di magia, adesso mi viene in mente come si chiama, e niente, vi faccio vedere da Fabro cosa ho fatto, ma adesso abbiamo un po' più di, come dire, sì, abbiamo un po' più di soldi, possiamo forse continuare la mia impresa, questo mi sembra abbastanza buono, questo anche, danno da lancia, questo non mi serve niente, speravo uscisse qualcosa di buono. Taglio amrita forse, però vedete che fa una fatica a uscire qualcosa, dopo ho paura di finire tutti i soldi, perché vuole 2000 l'uno, cioè avevamo 10.000, adesso abbiamo già finito tutti i soldi. Vediamo un po' qua, no scusate, questa robustezza possiamo lasciarla così, e questa qua da proiettili, questo spero che arrivi sempre qualcosa di meglio. Ho ottenuto, vediamo così, perché proprio non c'è niente. Omnio, ecco cos'era. Danno nel tempo, edizione chi schivata, ma rilascio completamente ok. Per adesso lasciamo così, poi quando avrò molti soldi e molti item da riforgiare, riforgerò, che devo farci più di così. Quindi cosa facciamo adesso? Ah, l'unica cosa è questa, non è che abbiamo tanta scelta. E speriamo che 15 livello 35. Cosa ho fatto? Volevo dire qui. Ma cosa siamo oggi? Statistiche. Eccole, siamo a livello 46, cioè, scusate, siamo 11 livelli sopra e abbiamo 2, 4, 7 Kodama da trovare. Vediamo un po' com'è questa zona, speriamo bene, che cavolo. Vediamo, perfetto, e vediamo come va. Kono Nobunaga ni 命を預けよ。狙うは敵の大将義元の首。続け。あれ。敵か。何？死にたい奴は前に出ろ。ペロ。槍のまたざが相手だ。Wow, un combattente di tutto rispetto. Bello, mi è piaciuto. Questo sarà nostro, vero, prima o poi. Volevo vedere, prima di salutarci, adesso vediamo se cosa ci dà lui. Oda ni tsuite soso. Tegara o tateru ii kikai. Oda ni tsuite soso. Non ci dà niente, peccato, ci ho sperato. Allora, dove è il nostro santuario? Che volevo, non di qua sicuro. E di qua cado, quindi non mi sembra il caso. Andiamo nel nostro santuarino, ok. Vi volevo vedere un attimo con voi, visto che non l'ho fatto. Stiamo quasi per livellare. Il spirito guardiano.
Allora, qui manca alcune stat per fare dare abilità, quello che sarebbe male, più 15%. Devo provvedere, ma è dura. Questo cosa fa? Purezza, attacco forte. Questo sarebbe male, però, insomma. Attacco aumentato, sono diventato a vita. Questo qui, il serpente. Bonus anima guardia. Vabbè, quello ce l'hanno tutti. Assorbimento vita uccisione, ecco, questa qui è buona perché da ogni uccisione prendiamo 50 di vita, non è tanto, però è qualcosa, insomma. Io mi piace veleno più abilità yokai, ma ovviamente non ce l'abbiamo. Rilascio un occhio d'anima al 5%, e cosa vuole? Forza e non è forza, scusate, ho sbagliato, sì, è forza e coraggio. Questo qui invece è destrezza e energia, ok, 12-19. Quello è il problema, che pure che non ci arrivo, vediamo un po', 12-19, coraggio, non ci arriveremo mai, quindi quello, cioè fare 19 punti qua, che cacchio faccio, dobbiamo trovare quello più adatto a noi, dai, quello che vuole, se esiste, un cuore e abilità, o massimo costituzione, questi tre qui dobbiamo trovare, se troviamo un, diciamo, un'anima, che supporti questo, lo equipaggiamo subito, è l'unica cosa, va bene, niente, io direi che ci possiamo anche salutare qua, ragazzi, così nel prossimo episodio lo vediamo, come al solito vi invito a lasciare un like, un commento se piace, fammi sapere cosa ne pensate, poi da solito saluto a Shiva, ciao ciao!